Silvia Paiola, finalmente lei, la nuova vincitrice di Miss Grand Prix. Non ti faccio la solita domanda, te l'aspettavi, ma che emozione sentire il tuo nome? È stata un'emozione fortissima e ovviamente non me l'aspettavo perché siamo arrivate in 69 e da tutta Italia ci sono state moltissime selezioni. Quindi... Chi pensavi sinceramente che vincesse questo titolo? In realtà ero indecisa anche su ragazze che sono state scartate. E puntavo soprattutto sulle venete. Va bene. Beh, insomma, senti un po', ma da domani cosa ti aspetti? Mi aspetto di cominciare la carriera che più vorrei. E pur avendo 16 anni vorrei iniziare subitissimo perché secondo me... Quali carriere? La carriera del cinema, dello spettacolo, la modella, qualsiasi cosa inerente. Senza tralasciare lo studio. Senza tralasciare lo studio. In bocca al lupo. Grazie. Mister Italia, allora sentire che sei il più bello d'Italia. È un'emozione indescrivibile, cioè, non me l'aspettavo e sono quasi senza parole. Senti, quando eri nella rosa dei sei, qualche speranza in più, sì? Qualche speranza sì, anche se credevo qualcun altro, ma invece è stata appunto un'emozione unica. Senti, ma di loro, chi è che temevi di più? Lui perché? Perché secondo me, cioè io di mio l'avrei votato, cioè come non vedendomi mai me stesso avrei votato lui. Sì, aspetta, approfittiamo, Alessandro, l'abbiamo sentito prima quando abbiamo fatto in bocca al lupo ed erano tutti, lui, eh? Sì, complimenti. Che diavolo. Evviva, bello, evviva, bello. Evviva, sì. Beh, avete scelto molto bene. Noi abbiamo fatto la scrematura, ma voi poi la ciliegina. Non è stato facile, si dice sempre così, ma c'era da scegliere tra il tipo mediterraneo classico, il bronzo di Riace, il tipo mediterraneo rinascimentale biondino. Lui, secondo me, è una bella via di mezzo con tutti gli elementi che fanno bella l'Italia. Evviva, il più bello d'Italia. Allora, lui è il giardiniere. Giusto, amante dei fiori, amante della bellezza, dei colori, del profumo. Sì, esatto, un giardiniere, un bellissimo lavoro. Già tante titolo, ricordiamo il titolo? Il volto più bello d'Italia, mi pare, sì. Sì. Ancora non l'ha imparata, ancora. Esatto, l'emozione. Insomma, tu hai fatto l'esperienza in Australia, raccontavi proprio in giuria, 2 anni, 3 anni in Australia. Adesso eri incerto se fermarti, con questo titolo ti fermerai? Adesso dovrò fare delle scelte, spero di fare la scelta giusta e dovrò pensare. Sì, io comunque approfitterò di questo titolo e non me lo lascerò, ne approfitterò insomma, sì. Okay. Allora, da questo momento cosa cambia? Beh, spero che cambi in meglio, di preciso non si sa ancora cosa cambierà nella mia vita. Intanto una fascia l'abbiamo conquistata con 69 concorrenti, insomma. È un bel risultato, più che altro inaspettato perché è arrivato così dal nulla, non pensavo veramente. La prima persona che chiamerai per dire ho una fascia o un titolo? Sono qui presenti, quindi evito di chiamare. Lo sanno già, dove stanno? Lì sotto. Eccoli, sono? Chi sono? Il papà, guarda il papà, orgoglioso il papà. Là. Ok. Voi avete qua qualche parente? Chi sono? Dove sta? La nonna? La mamma e la nonna. Eccoli. Mamma e nonna, insomma tutte le famiglie. Che bello. Allora, il papà e la mamma di Mister Italia. Ecco per il papà, caspiterina, anche la mamma. Buonasera. Allora, tra i sei avevate un po' la sensazione che qualcosa stava accadendo? Qualcosa poteva accadere, però la speranza è sempre l'ultima a morire, naturalmente. Il papà. Sono contento, ecco, sono veramente contento per lui. Ecco. Domani continuerà a studiare e poi si vedrà. Bisogna, la prima cosa è quella e poi è quello che verrà, insomma, ecco. Complimenti ancora, un bel figliolo. Un titolo che ha dato veramente delle grandi soddisfazioni con il cinema e altro. Esatto, io ho iniziato nel 2009 grazie a Claudio Marastoni che mi ha dato l'opportunità di partecipare a questo, a me, bellissimo concorso. Io non vinsi quell'anno, ma presi una fascia importante perché vinsi il modello più bello d'Italia.
Da lì io poi... Ed eri minorenne. Ero minorenne, eri ti ricordi? 17 anni. 17 anni. Promettevi benissimo. Grazie, grazie mille. I complimenti sono sempre ben accetti. E poi da lì ho fatto... ho intrapreso una carriera prima nella moda, a Milano, sfilando per Armani, Dolce Gabbana, Birkenberg e tutti questi grandi stilisti. Dopodiché sono passato in televisione con il Grande Fratello, il GF12. E da lì, una volta uscito, mi sono messo a studiare recitazione e dizione. E ho avuto il primo ruolo nel Peccato e la Vergogna 2, che è andato in onda l'anno scorso. E quest'anno ho girato e sto girando la seconda fiction, che è stato Non è stato mio figlio, che uscirà a gennaio su Canale 5, e attualmente sono impegnato sul set dell'Onore e Rispetto 5, che andrà in onda non si sa quando, ma perché le riprese stanno continuando. E insomma, giovane, un curriculum favoloso. Proprio menzionavi quel periodo, insomma, fatto nel Grande Fratello. Lo rinneghi, lo dico perché insomma anch'io vengo da un reality e l'altro, forse il fatto di essere stato non tanto ti ha salvato e quindi in qualche modo ti ha dato la possibilità di uscire un po' meno come personaggio da reality e più poi successivamente come attore, come bravo attore. Beh, io nella mia vita, tanto grazie per avermi dato del bravo attore, nella mia vita non rinnego nulla, qualsiasi cosa io ho fatto l'ho fatta comunque perché volevo farla. Automaticamente a me il Grande Fratello ha portato tanta fortuna, quindi è un'esperienza che consiglierei a qualsiasi ragazzo che voglia intraprendere e fare un'esperienza televisiva, perché comunque ti mette in condizione di scoprirti, perché stare rinchiuso in una casa senza contatto con l'esterno non è facile. Quindi no, non rinnego nulla, è questione di stare poco, stare tanto. Penso... Insomma, è un assaporare e respirare il palcoscenico in modo veramente diverso. Passaggio del testimone a un altro bello. Io non ti dico le ragazze che vi stanno aspettando, poi andate, perché insomma sono tutti che vogliono una foto con voi. Film, anche tu tanti film, e questo concorso cosa ne pensi? Beh, io penso che sia una grande opportunità per me oggi essere qui presente, aver avuto questa onorificenza da parte di Claudio Marastoni. Sono molto felice. Io non ho mai partecipato ad alcun concorso perché, insomma, per motivi universitari, io studio giurisprudenza. Quest'anno che volge al termine questa mia carriera, diciamo, all'interno dell'università, ho deciso di intraprendere anche una delle mie grandi passioni, che è il cinema, e quindi da quest'anno cominciamo anche a girare L'Onore e Rispetto. In realtà stiamo già girando la parte quinta insieme al qui presente mio collega Mario, che abbiamo avuto questi due percorsi che sono piuttosto paralleli. Prima abbiamo lavorato come modelli da 8 anni praticamente, 8 anni, e oggi ci ritroviamo sul set dell'Onore e Rispetto, quindi per me è una grande cosa e spero che questa fascia possa portarmi la stessa fortuna che ha portato a Mario, che è molto più veterano di me. Questo assolutamente, però voi avete la fortuna di avere, ti passo davanti, un punto di riferimento molto importante, un consigliere, un amico, uno zio, possiamo definirlo uno zio perché lui è molto leale, io l'ho visto insomma in giuria e dà dei consigli giusti, onesti, anche quando magari fanno male. Rosario Porzi. Salve, sì, sono sempre molto sincero e coerente. Anche se fa male, dire i giovani male, non però, accettano in un a volte. Mondo così difficile, dove c'è un grosso sottobosco di persone che spesso ingannano, non ludono, lasciano sì. Positività, il loro segno è spesso molto negativo per questi ragazzi, avere una persona che è un punto di riferimento, una sorta di zio. Sono stato anche ribattezzato mamma Romilda da qualcuno perché ricordo la mamma di Sofia Loren, per quanta grinta io ci metta nel difendere i miei attori e le mie attrici. Questo è il lavoro che ho scelto per piacere, perché faccio il farmacista, sono naturopata, faccio altre cose, però ho scelto di fare anche il talent scout e il manager perché ho la passione sin da quando ho lasciato il cinema a 22 anni come attore protagonista di filmetti degli anni 80. Questo peccato, perché hai voluto scegliere un'altra carriera, ma quali attori hai lanciato? Guarda, io ho cominciato
iniziato nel 10 anni fa, come ho detto, ho fatto diversi lavori. Il mio primo successo è stato Massimiliano Morra, Gabriele Morra, alias Massimiliano Morra, vincitore di un concorso parallelo a questo maschile. Da lì poi ho inseguito per alcuni anni Ermito, perché trovo che siano le facce più belle in circolazione in Europa, forse nel mondo, non solo in Italia. Da lì alcuni lavori fatti con lui, il produttore con il quale collaboro da freelance mi ha poi affidato la bellissima Ada del Vesco per la gestione degli eventi live. Ho una bravissima attrice caratteristica, ex di Amici, che è Marina Marchione. Collaboro con due giovani modelle, Olga Sciutieva e Ilaria Iannuzzi, protagoniste dell'Onore Rispetto 5 anche loro. E poi Dulcis in Fundo, ho trovato per caso su Facebook una faccia incredibilmente bella quanto quella di Ermito, un altro ragazzo che ha la statura dell'attore internazionale, a mio avviso, perché io vorrei che loro veramente potessero avere una carriera oltre l'Italia, perché è giusto poter sognare. Infatti consiglio di studiare inglese, francese, spagnolo, e mi sono ritrovato anche con Vernile, Marco Vernile. Probabilmente anche lui cambierà nome, avrà un nome d'arte, vedremo a seconda di come andranno le cose con l'Ares Film. Comunque stiamo lavorando con loro per l'Onore Rispetto 5. Ecco, al vincitore quale consiglio? Guarda, il vincitore è anche stato indicato da noi come papabile vincitore di Mr. Fiction. Il consiglio che do, il talento è vero, è molto importante, ma nei miei ambiti, almeno nei miei ambiti, la bellezza è fondamentale. Quindi spero che lui possa avere, un ragazzo possa avere la stessa fortuna dei miei mister. Non è molto facile, glielo auguro con tutto il cuore. Bisogna vedremo. Essere anche determinati. Sì, il fascino è qualcosa di veramente unico in questi ragazzi, quindi spero che questo nuovo ragazzo possa avere le stesse caratteristiche. Non l'ho ancora visto del tutto bene, vediamo se succede. Claudio, su, è finito tutto. Claudio, che volto meraviglioso ragazzo, anche la ragazza, grande successo, una piazza piena, cosa vogliamo di più? Concorso che insomma è meraviglioso, oltre ad aver avuto una giuria e dei presidenti del calibro di Serie A come Alessandro Cecchi Paone. Ti ringrazio tantissimo, siamo rimasti contentissimi, belli ospiti, bei ragazzi, belle ragazze, contenti dei vincitori, di più cosa si vuole? Una serata magnifica, bella, Ascoli Piceno. È una squadra vincente, aspetta Simona, Simona vieni, ma perché Simona è eccezionale, Simona, lui è l'anima, ma tu sei proprio di più, perché lui senza di te veramente, sei una persona, una guida molto importante in questo concorso. Grazie del complimento, ormai è un'esperienza quasi ventennale per le manifestazioni, quindi tanta gavetta e la soddisfazione di essere arrivati nuovamente a fine di una stagione importante con tante serate di selezione su tutto il territorio italiano ed aver dato una possibilità a tanti ragazzi, e sperando che l'avventura non si fermi qui, insomma, che per loro si aprano le porte e possano realizzare i loro sogni, che sono spesso legati al mondo della moda e dello spettacolo. Per chi ci segue in televisione, un ragazzo per partecipare cosa deve fare? Dove deve andare per avere proprio l'indirizzo giusto? Semplicemente può rivolgersi o ai nostri uffici di Reggio Emilia, la sede, quindi ci sono i numeri su tutti i manifesti, oppure andare sul sito ufficiale di Mister Italia o di Miss Grand Prix e iscriversi anche online. Diciamo che la tendenza degli ultimi anni è proprio quella, che si iscrivono online, poi le nostre agenzie contattano i concorrenti e vengono invitati alle varie selezioni sul territorio. Insomma, 20 anni, ma io ti ho visto sempre uguale, quindi Mister Italia e Miss Grand Prix fa veramente bene. Grazie ancora del complimento, Viviana, gentilissima.
Oggi è in trasformazione, tipica mentalità, manager di società. C'è chi segue una carriera, poi a casa e cameriera. C'è chi muore dalle mie, chi lavora nei mani. Ma che vita vuoi? In che mondo sei? Siamo donne, con le gambe c'è di più. E poi sfida la fortuna, c'è chi guarda nel passato e chi invece è già cambiato. Attento che cadi.